GF VIP, Luca Onestini e Ivana passeggiano a Milano. A Verissimo Silvia Toffanin annuncia che a breve uscirà l'ufficialità del fidanzamento tra Luca ed Ivana. Il cancelletto Grande Fratello VIP 2 è stato il reality show di Canale 5 che è riuscito a conquistare il cuore di molti telespettatori e il merito di quest'enorme successo è sicuramente per alcuni concorrenti che hanno popolato la casa più spiata di tutta Italia, tra cui Raffaello Tonon e l'amico cancelletto Luca Onestini che sono stati dei grandi protagonisti di questa seconda edizione. L'ex tronista è stato lasciato in piena diretta televisiva proprio dalla sua ex fidanzata italo-americana Anastasia Sorghè Soleil, mentre Tonon è riuscito a superare i suoi momenti difficili. L'ex Mister Italia è sempre stato molto amato dai suoi ammiratori e per pochissimo non è riuscito a vincere la seconda edizione del reality show ma si è dovuto arrendere soltanto in finale contro il conduttore Daniele Bossari. Ma dopo la fine del reality show di Canale 5, Luca Onestini è finito al centro di alcune pagine di gossip, video, per la presunta storia d'amore con la modella ceca cancelletto Ivana Mrazova. Luca e Ivana Mrazova fidanzati? Luca ed Ivana sono stati beccati a passeggiare mano nella mano lungo le strade di Milano. Ma la conferma ufficiale non è ancora arrivata dai diretti interessati e sembrano sempre più vere le parole riferite proprio dalla conduttrice Silvia Toffanin. Quest'ultima durante una puntata di Verissimo, Video Virgola aveva annunciato che l'ex Mister Italia e la modella ceca Ivana si fossero fidanzati. Anche Raffaello Tonon durante una puntata di Pomeriggio 5 aveva dichiarato che i due si stavano conoscendo e aveva fatto capire che la loro complicità è qualcosa di più della semplice amicizia. Quindi nei prossimi giorni assisteremo ad un video ufficiale dove diranno a tutti di essersi realmente fidanzati. I fan commentano il presunto fidanzamento di Luca e Ivana. La notizia è appena uscita e sta già spopolando sui vari social network e sui vari siti che trattano di gossip. Anche i fan stanno seguendo l'evolversi della vicenda, se alcuni di questi non vedono l'ora di ricevere l'annuncio ufficiale da parte di Luca Onestini, altri invece si sono soltanto limitati a criticare ancora una volta l'ex corteggiatrice Anastasia Sorghè Soleil per aver lasciato il suo fidanzato durante l'edizione del GF VIP 2. Per scoprire se Luca ed Ivana ufficializzeranno il loro rapporto d'amore e confermeranno le parole di Silvia Toffanin e Raffaele Tonon, continuate a seguire i canali ufficiali e la sezione TV Gossip di Blasting News.